Dai, oh figa, appena il contadino si gira, gli fotto l'insalata. Frank, ma che cazzo stai dicendo? Ma sì, figa, me ne approfitto un attimo. Sono distratti, prendo un cozzo e va. Frank, ma sei deficiente, ma non ce li hai qua per terra. Dove stai andando? Figa, mi servono le cassette. Frank, dici un cozzo, poi prendi le cassette. Quante cazzo gliene vuoi rubare? Ma figa, non lo so, farò giusto 10 kg, niente di che. Frank, ascoltami un attimo. Butta ste cassette e andiamo a fare la rampa con i furgoni, ok? Ok, figa, ma facciamo in fretta, voglio andare a chiedere alla figlia del contadino se viene con me a drogarci. Frank, domandona, ma non è che al posto del cervello c'hai un sasso? Comunque, bella ragazzi, sono Flame e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5 con una nuova rampa, ovvero, ragazzi, siamo con la quarta selezione. È la quarta, sì, la quarta selezione del torneo delle rampe. Tutti questi sono i veicoli qualificati finora. Nello scorso video abbiamo visto le coupé. E cosa c'era assieme alle coupé? C'erano i veicoli di servizio, mi pare. Sì, c'era il Barrax, ragazzi, che ha fatto tantissima roba. Ma quest'oggi, ragazzi, vi invito a lasciarmi subitissimo un bel pollicione in su perché abbiamo i furgoni finalmente. Commentatemi qua sotto con scritto i furgoni, con quante più possibili. Ragazzi, ma cominciamo subito perché il primo veicolo è The Class Burrito Furgoni, il primo furgonato di oggi. Riuscirà a qualificarsi? Lo spero, a meno che... No, state buoni, porca miseria, schifoso. Riuscirà il burrito a portarsi a casa? Lo spero. Cioè, in teoria sì, perché il burrito dovrebbe essere il furgone migliore. In teoria, in pratica poi non lo so, perché dipende dai flop, dipende da come becca la montagna e dipende anche, sì, dal culo, da come si prende la rampa. Ottima cosa. Questo un po' meno. Ok, molto buono. Spero terri bene, perché se terra legino potrebbe tornare indietro. Becca, ok. Ok, è successa una cosa decisamente molto brutta per il burrito. Ha beccato tipo la montagna al contrario e ha perso un sacco di metri. Questa comunque la sua posizione non è male, ma contando che abbiamo i furgoni, penso che la qualificazione del burrito sia in bilico. Ok, abbiamo anche il gang, quindi nel caso si rifà lì. Però raga, attenzione, perché non è stata una grandissima cosa per il burrito. Next one, brute camper furgoni. Riuscirà a farmi bene questo veicolo? Assolutamente no. Cioè, normalmente fa schifo, poi oggi chissà che non si risveglia il furgone che è in lui e faccia i miracoli. Non ne ho idea, questo è il salto, non male, assolutamente no. No, gran... ma puttana. Non ha mai fatto un salto peggio del burrito. Cioè già non ha mai fatto un salto del genere il camper. Cos'è? Cosa fa? Se il camper mi elimina il burrito, io vi giuro che vado in giro con un sacchetto della spesa in testa. Dove cavolo va? Ha fatto una roba bellissima comunque. Dal camper non me lo sarei mai aspettato proprio. Questa è la sua posizione, raga. Il camper si piazza al momento leggermente dietro il burrito, ma non di tantissimo. Ok, temo seriamente che il burrito possa non riuscire a qualificarsi. Comunque, abbiamo furgoncino dei tacos. So che i tacos sono pesanti, però 580, c'è meglio di ogni coupé, mi pare. Non so cosa abbia beccato ogni giro, ci sono gli ostacoli fantasma che beccano ogni volta. Questa comunque è la sua posizione, ha fatto una schifezza, decisamente. Va a finire dove è finita l'adder. Vi ricordate quando era andata a pescare i merluzzi? Una roba simile. Stesso medesimo coso. Va bene, lasciamolo andare a fondo e passiamo col prossimo veicolo randomizzato. Guardo la sua posizione solo per rito. Dopodiché possiamo passare col prossimo che è meglio. Ok, raga, ma ci siamo, i tempi sono maturi. Next one, Freddy il pagliaccio. Eccolo qua. Finalmente lo abbiamo e possiamo testare la sua potenza su una rampa di lancio. Raga, ma quanto sarà bello sto furgone. Commentatemi qua sotto che ho scritto Freddy il pagliaccio. Ma adesso partiamo subito. Riuscirà il furgone del clown a fare i miracoli? In teoria sì. In teoria, insomma, la velocità finora massima è stata dei 580, mi pare. Ecco, Freddy il pagliaccio, non so quanto cazzo ha beccato, 640, ma va bene. Questo comunque è il suo salto, una roba mostruosa. Penso il miglior salto finora. O forse il migliore è stato quello della Zion. O dell'Ocelot, no, forse dell'Ocelot. Forse dell'Ocelot o del Barrax, non mi ricordo più. Questo, porca puttana, ok, no, no, ok, ha avuto un po' sfiga, ha avuto sfiga, ma oh, ma perdono tutti dei metri. Raga, comunque Freddy il pagliaccio al momento in testa, questa è la sua posizione, ha avuto un po' sfiga sul finale perché è sceso veramente un sacco. E andiamo col prossimo veicolo randomizzato che sarà questo, The Class Gang Burrito Furgone. È troppo bello avere un veicolo buono dietro l'altro. Lei mi deve far bene perché se non mi fa bene il burrito se la prende in quel posto, glielo dico subito. Vediamo un secondo, la sua velocità è dei 500, praticamente 600. Ok, come salto è meglio quello di prima. No, cosa stai facendo? Girati, gira. Non mi floppare, non mi floppare. Che cazzo di salto ha fatto? Ho beccato male la rampa, forse. Forse sì. Oh, questo è molto buono come coso. Molto buono. Vai che ce la fai a superarla. No, ha avuto sfiga. Non ci posso credere, ha avuto sfiga. A rischio il passaggio del burrito che ha floppato con due veicoli. Cioè, non pensavo. Floppato poi. Con il primo ha avuto sfiga più che altro. Questa è la sua posizione. Il gang al momento è quarto. Primo posto Freddy. Secondo posto burrito. Terzo posto camper. Next one abbiamo il journey. Di questo non mi preoccupo neanche morto. Poi sicuramente mi farà le cose mostruose, perché so poi come finiscono ste cose. Questo è il salto piuttosto buono. Piuttosto buono, sì. Buono. Ma non ci posso. Cioè, ma come fa a far meglio del gang questo? O se, no, un attimo, perché se il burrito mi va fuori per colpa di questo, no, assolutamente no. Lasciamolo strisciare verso la sua palude. Questa è la sua posizione, comunque meno male non arriva neanche sesto. Questo va via, per favore. E prossimo veicolo randomizzato, abbiamo Vapid Minivan Furgoni. Questo è molto cattivo, lo sappiamo che il minivan più di una volta ha superato sia il burrito che Rumpo, quindi ha beccato una velocità pazzesca. Dai, porca vacca, girati, 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 girati. Ce la fa girarsi, si è fatto un salto pauroso. Ok, ho paura che il burrito sia già fuori. No, è vero, il burrito è secondo, quindi ancora no.
Come cazzo ha fatto? Si è ripreso. Ha avuto un culo allucinante. Ha fatto una roba spettacolare. Il minivan supera il burrito e si piazza al secondo posto dietro Freddy il pagliaccio. Quindi al momento il burrito è terzo. Gli manca pochissimo per finire fuori, purtroppo. Primo posto Freddy, secondo posto Vapid minivan furgoni, terzo posto The Classe burrito furgoni. Prossimo abbiamo il The Classe Mumbian. Cioè, lei potrei anche non utilizzarlo, ma lo uso perché è dei furgoni, allora devo usarlo. Tra l'altro sono anche sconfusionate certe cose. Porca puttana, che botta si è beccato quello. Dicevo, per certe cose sono sconfusionate, anche perché c'è praticamente, tipo, visto che il minivan custom non c'è qua, quindi forse è finito da un'altra parte, non so dove, però questo è il suo salto. No. 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 Assolutamente no, ti prego no. Ti prego no. No. Non ci posso credere. Ah, no, ho pestato un coniglio, poveraccio. Cioè, non ci posso credere. Cioè, non potevo annunciare una cosa più brutta. Purtroppo il The Classe Mumbian elimina il burrito dalla selezione. Abbiamo lui purtroppo al terzo posto. Ha avuto un culo allucinante. Ha fatto tipo 3 o 4 rimpalli, non ho idea. O era il custom che era orribile. Perché a me spunta sempre il custom, mai quello normale. Quindi non so seriamente. Questo infatti fa schifo. O magari raga il Mumbian normale è mostruoso, perché ha fatto una roba veramente allucinante. Questa è la sua posizione disgustosa. Passiamo al prossimo furgone. Comunque c'è ancora speranza. Il Mumbian può ancora scendere dal trono. Next one abbiamo Bravado Paradise furgone. Io confido un sacco in lei. Spero arrivi. Cioè, io spero che il Paradise si qualifichi. Anche perché assieme al burrito è uno di quei furgoni che non floppa praticamente mai. Cioè, diciamo che normalmente è colpa della rampa. Poi non lo so. Ok, non l'ha presa benissimo, ma il salto è mostruoso. Molto buono, molto buono. Girati. No, questa cosa l'ha frenato un po'. Ok, sì, l'ha frenato tantissimo, non pensavo così tanto. Ti prego, non puoi farmi questo. Non puoi farmi questo, supera quella montagna, ti prego. Vai di là, sì, stai di là, bravo, no, no, dove vai? Dove vai? Non ci credo, non posso vedere sta cosa. Neanche il Bravado Paradise. Cioè, quest'oggi è una pugnalata dietro l'altra, io non lo voglio vedere il Mumbian in classifica, assolutamente no. Ma nulla è perduto perché abbiamo il Brute Pony furgone. E il pony sappiamo che è fortissimo. Cioè, flop un sacco di volte. Cioè, quel furgone che tipo su 10 rampe 5 te le fa schifose e le altre 5 ti arriva primo sempre. Quindi non so, questo salto però è molto buono. È molto grande pony. Buttami via quel Mumbian, ti prego. Ottimo salto per il pony. Vediamo un secondo come atterra. Sicuramente male. No, invece bene. Ok, molto molto bene. Molto bene. Ma supera Freddy. Attenzione raga, perché il pony ha fatto le cose belle. Meno male, non c'è più il Mumbian in classifica. Perfetto. Quindi al momento primo posto pony, secondo posto abbiamo Freddy il pagliaccio, terzo posto abbiamo Vapid minivan furgoni. E adesso va già meglio. Raga, non sono abituato ad avere veicoli buoni uno dietro l'altro. Cioè normalmente mi aspetto il 14. Abbiamo Bravado rumpo furgoni. Cioè questo è un po' come il pony. Ci sono delle rampe che fa schifo e delle rampe che è pauroso. Questo è il suo salto non buonissimo. Assolutamente no. Cioè meglio del burrito. Sì, decisamente meglio del burrito. Dai che ti metti in classifica. Vai così, bravo. Ha fatto una roba bellissima. Ok, bravo rumpo. No, no, quella montagna lì è brutta. Ha fatto schizzar via il coso. Io non so cosa dire. Cioè, io non so seriamente cosa dire. Però ha superato il Mumbian. Sarebbe arrivato quarto. Next one, Bravado rumpo custom. Il rumpo custom non è buonissimo, quindi non mi aspetto le cose belle. Anche perché è troppo alto. E sulle rampe i veicoli alti non fanno per niente fortuna. Il salto no. Ma come cazzo? Girati. Stai girato, ok? Ci siamo a terra bene. No, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Girati, porca miseria. Lo sapevo. Lo sapevo, non la pioppa. Ha beccato la pioppa. Ha beccato la pioppa. Ok, fate una garaccia, porca vacca. Lasciamo perdere il rumpo custom. Raga, ma adesso si tocca a ferro perché abbiamo Vapid, Speedo furgoni. Allora, mettiamo le cose in chiaro. Se ti azzardi a qualificarti, no. Cioè, proprio no. La sua velocità al momento è dei 600 km orari. No, ti prego, no, ti prego, no. Che cazzo di salto ha fatto? No, c'è tutto, ma non farmi questo che il secondo lo arriva per forza. O terzo. Non primo, per favore. Non posso non ci credo. No, questa è una presa per il culo. Cioè, finora, raga, hai reso conto, no? Burrito fuori, Bravado Paradise fuori e Speedo in testa. Cioè, ho già detto tutto. Raga, mi sto sentendo male. Prossimo veicolo, BF Surfer, te potresti andare tranquillamente direttamente in acqua. Ma anche 500 mi becca, ma cos'è sta lattina, porca miseria. Dai, lasciamo perdere sto coso qua, non voglio neanche vedere l'atterraggio. Next one, abbiamo Bravado Yuga furgoni. Lo Yuga è buono, perché abbiamo visto anche dalle ultime rampe che sa far del male, si è posizionato anche piuttosto bene. Una l'ha anche quasi vinta. Questo è il suo salto, abbastanza buonissimo. Un mostro di salto, una roba assurda. Dove stai andando? Dove stai andando? No, 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 ti prego, non dirmi che... Cioè, raga, un attimo, perché... Lo Yuga ha eliminato Freddy il pagliaccio. Noi al momento classificato avremmo Speedo al primo posto, Yuga al secondo posto,
e al terzo posto per fortuna il Pony. Anche questo Yuga è buono, no, seriamente, tra quei tre selezionati il Pony è l'unico buono. Cioè, ok, lo Yuga fate miracoli, ma normalmente floppa quello. Anche il Pony floppa, ma quando non floppa arriva più lontano. Questo è il salto, mi sembra abbastanza schifo. No, non è vero, ha fatto un gran salto, meglio del burrito, meglio del Paradise. Hanno avuto sta sfiga sia il Paradise che il coso, questo dove cazzo sta andando? Cioè, spuntano sti furgoni che non li ha mai visti manco Gesù Cristo e ti fanno sti risultati. Io non so cosa dire, veramente. Mi aspettavo una selezione strana, ma mai così tanto. Adesso, raga, andiamo con i SUV dove abbiamo Rocote e certi altri SUV che sono mostruosi. Però, raga, questa è la selezione dei furgoni. Speedo, Yuga e Pony. Io non ci avrei scommesso una lira su una formazione del genere. Cioè, io pensavo Pagliaccio, Burrito e Bravado Paradise, una roba del genere. Oppure un Rumpo, to. Ma mai assolutamente avrei detto una roba del genere. Il primo dei SUV sarà il Baller. Il Baller è buono, mi sembra. Intendo a confronto con tutti gli altri SUV, non in generale. Quello che hanno fatto i furgoni, ovviamente l'hanno fatto i furgoni. E forse lo farà Rocoto e... ci sono altri tre furgoni, mi sembra buoni. Mi pare. Comunque questa ha fatto una posizione di merda. Prossimo abbiamo il Baller LE. Non so cosa cambi dall'altro. Magari questo è più veloce, ma non ci scommetterei. Comunque questo è il suo salto. E fa schifo. Questo mi finisce a pescare i merluzzi. Cioè, other style proprio. Io devo fare l'indovino, porca miseria. C'è una roba allucinante. Allora, prima il Baller LE. Adesso il Baller LE PL. Ma quanti cazzo di Baller devo fare ancora? Comunque, il suo salto è questo e fa schifo. Bene. Ok, ora abbiamo il BJ e io spero bene. No, non è vero. Non mi farà mai bene questo e sicuramente non si qualificherà. Arriverà ventesimo, una roba simile. Tra l'altro non so quanti siano i SUV. Non ci ho fatto caso, dovrebbero essere più di 20. Tipo 28, una roba simile. Non mi ricordo. Però il salto è buono, cioè si può dire quello che si vuole, però il salto alla fine non è tutto questo schifo. Questo è il suo atterraggio, fa schifo. Fa molto schifo, adesso va giù dalla montagna, quindi lasciamolo perdere. Allora, abbiamo il Cavalcade. Il Cavalcade spawna praticamente in tutte le rampe, non serve a niente, un SUV inutile. Però c'è stata tipo una o due rampe dove ha fatto delle robe belle. Non so per quali miracoli, non so che cazzo abbia preso, però in questo caso farà schifo. Di consueto, quindi non dico assolutamente nulla. Lasciamolo, aia, perdere, perché va a pescare i salmoni anche questo. Sì, probabile. Prossimo, Ben Factor Dubstan, non so manco perché lo provo. Poi stavo pensando una roba, raga, dato che mi mancheranno alla fine solo... ok, tralasciando l'Epico Strike, raga, che meriterebbe un pollice in su, stavo dicendo, sto veicolo fa schifo. No, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Prossimo abbiamo il Phantom FQ, questo è buono, è uno di quei SUV che sicuramente, secondo me si qualifica questo. Diceva appunto, visto che non voglio prolungare troppo le selezioni, dato che ne mancheranno ancora tre. Ok, il salto è mostruoso per le Muscle, che non avevo intenzione di girarmi 38 Muscle per vedere quella che faceva più schifo. Direi di passare unicamente i veicoli che so che sono buoni, tanto ormai li ho provati tutti. Il salto è mostruoso, ha fatto una roba bellissima. Ok, ce la fa a riprendere, ce la fa, sì, ce la fa assolutamente. Ha fatto una bellissima roba, molto meno di qualsiasi altro veicolo visto finora, ovvero tutti quanti i furgoni, ma quelli sono particolari. Però la posizione non è affatto male, primo posto al momento per il Phantom. Meno male un fuoristrada che dà soddisfazione. Prossimo abbiamo il The Classe Granger. Il Granger è buono, mi sembra. Cioè, tutte le volte che dico che è buono fa schifo. Ma non sarà il suo caso, io credo in lei. So che mi farà le cose molto belle. Sì, infatti ha fatto una gran roba. Ha fatto un gran saltone. Se si gira mi supera il Phantom. Se si gira bene, bravo, ok. Prendilo a spinta, ce la fa, sì, ce la fa. Assolutamente sì, dove va? Ma poteva superarmi il coso, dove sta andando? Ha derapato malissimo. Facciamo una cosa, certe cose è meglio non commentarle. Comunque secondo posto al momento per lui. Il Grizzly è emozionante come martellarsi i piedi, quindi immagino farà una porcheria, esattamente. Terzo posto solo back, forse. Sì, assolutamente sì. Dove diavolo ha intenzione di andare sto coso? Terzo posto mi pare, non vorrei sbagliarmi, ma forse sì. Terzo posto, per poco, e anche l'Emperor Alba Nera è buono. In teoria, poi in pratica non vorrei avergliela gufata. Comunque non c'è Gianfranco, i tipi, molto bene. Ha fatto una roba bruttissima, perché se è mezzo incidentato con la rampa, se atterra bene, no, non farà mai nulla, andrà sbattere contro la pioppa e vissero tutti felici e contenti. Questo, aia, ha fatto una roba bruttissima. Ok, iniziamo con i SUV buoni. Enus Huntley, che però non volta, sta in strada, maledizione. Ok, cosa cazzo fa? Raga, non so perché aveva smesso di voltare. Io non ho fatto niente, non ho impostato nulla di strano. Il rimbalzo è ottimo, però ho fatto una fine orribile. Questa è la sua posizione, vabbè. Cioè, non è questa gran perdita, perché comunque non avrebbe mai fatto più del Phantom, però... Next one abbiamo marca innominabile, Landstalker. Lei non lo so perché non mi spawna mai. Dalla velocità non mi sembra un granché, poi magari nel salto è buono. In effetti non ha fatto schifissimo. Cioè, dipende, l'atterraggio se me lo fa bene mi guadagno un sacco. Ok, attenzione perché forse abbiamo un nuovo quarto... no, cosa sarebbe? Secondo... Madonna, che cazzo di salto ha fatto? Un attimo, perché ha fatto una roba proprio bella. E ha avuto una sfiga allucinante però sul finale. Si prende il terzo posto, ha fatto veramente una gran roba. Non me l'aspettavo assolutamente. Prossimo veicolo abbiamo il Canis Mesa. Non per discriminarle, però so come vanno a finire ste cose. So che lei, insomma, mi fa le cose belle solo quando è con il veicolo militare. Normalmente con questi fa schifo, quindi esatto. Mi va a finire, doveva finire a destra, completamente giù nel greppo. Lasciamolo perdere che va a raccogliere i funghi in montagna questo. Prossimo abbiamo il Mammut, che è grosso come una vacca, quindi sicuramente non farà nulla di buono. Ma lo stesso, no. Mi sta venendo il morbo di Jack Sparrow, che mi viene da dire, no, ogni 5 secondi. Che
cazzo ha beccato che non c'è niente? Se ti schianti ancora ti rottamo, te lo dico subito. Ok, perfetto. Questo è il salto che fa schifo, ovviamente, da pronostico proprio. Ha recuperato un sacco, non so come. Ha rimbalzato in un modo bellissimo per poi stamparsi contro più di una pioppa. Racconto epico, finito malissimo, va bene. Ci siamo, next one. Abbiamo Vapid Radius. Questo è buono. Questo con il Rokoto, secondo me, è uno dei migliori. In teoria, in pratica non lo so, ma in teoria dovrebbe essere così. Vediamo un secondo, la sua velocità al massimo è stata di 500, mi pare, non lo so. Vediamo, 505, ok, ma il salto, questo è un salto bello. Sì, è un salto molto bello, decisamente tanto bello, ha fatto un gran salto. Ok, se mi atterra bene mi fa le robe belle, ma alla fine. Buoni nei sub abbiamo il Rokoto, questo e il Phantom, basta. Cioè, quindi in teoria dovrebbero qualificarsi questi tre qua. Questo è il salto comunque meglio del burrito, che il burrito ha floppato, però ha fatto veramente una gran roba. Si piazza al primo posto, alle spalle al Phantom e ancora dietro a, non mi ricordo cosa, ma tanto sicuramente verrà superato. Quindi alla fine, anche se non me lo ricordo, uguale. Raga, sono uno dietro l'altro. Il prossimo è questo. Abbiamo Obey Rokoto SUV, il miglior SUV a parer mio. Quindi in teoria dovrebbe vincere. In teoria arrivano sotto la rampa i 500. Questo è già i 500. Un attimo, perché fate 580, non ho capito sta roba. Aia. Ma disarcionato. Ma è stupido quello che non ha visto la rampa. Salve, buon uomo, come andiamo? Lei è Gianfranco, qual è dei tre? Salve, salve. Raga, è un razzo questo, è un razzo. 580, il salto è pauroso, ovviamente, grazie alla velocità anche. Questo è il suo salto, mi sembra addirittura meglio. No, ha fatto... no, ha fatto una roba... non so cosa abbia fatto, comunque... è arrivato bene o male dove è arrivato Freddy il pagliaccio. Ha fatto la stessa cosa. Stessa cosa, uguale praticamente. Dovrebbe essere primo in teoria, dico bene? Esattamente. Rokoto al primo posto, secondo posto abbiamo la Radius e al terzo posto abbiamo il Phantom. L'avevo detto che appunto non serviva a ricordarsi quell'altro. Siamo agli ultimi, fuori strada abbiamo il Seminole. Il Seminole fa schifo. A meno che quest'oggi non si inventi qualcosa, no. Ma sempre in mezzo alle palle quelli, oh. Ho visto qualcosa volare via giù di là. La sua velocità è dei 505. Beccano delle cose invisibili che, cioè, non sanno manco loro cosa siano. Comunque ho fatto un salto di merda. Passiamo al prossimo. Next one abbiamo il Serrano, che non è né tanto schifo né tanto bene, diciamo una via di mezzo. La sua velocità al momento è dei 510. Buona roba, però beccano robe che non si vedono. O che i SUV si fanno delle pere o che le pere se le fa la rampa. Non lo so, comunque lasciamolo perdere. Buona roba, comunque. Buona roba, buona roba. Adesso va a pescare i merluzzi. Next one abbiamo Benfactor XLS, che è anche l'ultimo SUV di oggi. Ci farà le cose belle, non ne ho idea, lo spero. Comunque 500 ce li becca. No, 490. Però il salto è molto meglio di molti veicoli che hanno beccato 500. Quindi come struttura non è niente male. Il suo atterraggio è pietoso, va appunto nel greppo. Quindi direi che si possa concludere qui la selezione anche dei SUV, che vede al primo posto il Rokoto come da pronostico, secondo posto abbiamo appunto Vapid Radius e al terzo posto il Phantom. Mentre per quello che riguarda i furgoni, raga, c'è la campana degli inferi proprio. Terzo posto abbiamo il Pony, che il Pony è buono. Secondo posto lo Yuga, che lo Yuga, non lo so, ha tipo degli alti e bassi. Delle volte fa schifo in un modo allucinante, delle volte buonissimo, come appunto quest'oggi. Ma il vero problema viene al primo posto, che non abbiamo un burrito, un rumpo, un pagliaccio, o che ne so, un Paradise, o anche il minivan. Che il minivan è buono. No, tra tutti i furgoni, tra tutti quanti. Poi tra l'altro che non c'è neanche il Boxville, quindi forse il Boxville è nella stessa categoria del beef commerciali. Quindi ci salta fuori veramente una squadra assurda per i commerciali, per gli industriali. Comunque, raga, stavo dicendo, e al primo posto purtroppo abbiamo Vapid Speedo Furgoni. Figo, ma sei rotto, c'è l'eco.